Credo che la canzone e la musica in generale abbia questo obiettivo e credo che sia una creazione divina, proprio perché possa colui che ne usufruisce elevare lo spirito, elevarsi, sollevarsi dalla sua condizione. Certamente ci sono canzoni e musiche che tendono verso il basso, ma ci sono anche sinfonie, melodie e testi che possono elevare lo spirito e si spera sempre più che la Chiesa sia in grado di indicare ai giovani questa musica capace di elevare. Io faccio riferimento alla mia esperienza personale. Anni fa un sacerdote mi disse che tutti i miei dischi erano tempo rubato alla preghiera, al rapporto con Dio. In realtà sbagliava, perché è l'esatto contrario. Ogni canzone, ogni disco è collocato bene nella propria esperienza di vita spirituale cristiana, può avvicinare al Signore. Il Signore poi si serve di ogni cosa per manifestarsi, anche di una canzone. Credo che Dario Brunori della Brunori Sass abbia una marcia in più, ma ci sono tantissimi autori, anche gli Zen Circus, che apparentemente sembrano lontani dalla Chiesa o dai recinti della Chiesa, offrono un'attenzione, una riflessione molto intelligente sulla musica, sulla spiritualità, sulla ricerca di senso. Penso che la Brunori Sass e gli Zen Circus da questo punto di vista abbiano una marcia in più, perché innanzitutto sanno scrivere. Oggi nella musica moderna c'è un difetto: sono canzoni poco suonate e poco cantate. Loro riescono a mettere insieme un soggetto, un predicato, un complemento, che è già tanto, e in realtà poi in queste frasi, in questa loro scrittura, c'è un tesoro che vale la pena scoprire e ascoltare con molta attenzione.